ha riportato alla luce dei dettagli nuovi e inaspettati il restauro del reliquiario ligneo, il cui risultato finale è stato presentato nel corso di un incontro nel Museo Diocesano Nisseno, svoltosi nel weekend, nella sala conferenze dedicato alla memoria di Francesca Fiandaca. Un'opera nell'opera, nascosta sotto strati di colore, così come spiega lo stesso autore del restauro, Vincenzo Musumeci. Quindi tutto mi potevo immaginare, ma certamente non di scoprire queste pitture, che poi sono straordinarie per lo stato di conservazione. Il restauro è stato effettuato grazie al sostegno del Rotary Club Nisseno. Quest'anno, quando presentando un restauro sempre col contributo del Rotary, si era prospettata l'idea di lavorare anche su questo, su un altro restauro. E qui al Museo Diocesano, esattamente nella Cappella Maggiore del Seminario, avevamo questo reliquiario. Un reliquiario che sembrava sì interessante, ma non così interessante come lo vediamo ora. E infatti questo restauro poi ha lasciato tutti un po' sorpresi, perché abbiamo trovato delle pitture sotto, abbiamo trovato dell'argento, abbiamo trovato veramente un bellissimo oggetto. E quindi per noi è oggi veramente un motivo di soddisfazione, siamo veramente felici che quest'opera arricchisce la collezione permanente del Museo Diocesano. Il restauro è stato abbastanza lungo e complicato e sono venute fuori appunto anche delle cose straordinarie, delle reliquie, addirittura una pietra del Santo Sepolcro, insomma, quindi per noi è motivo di grandissimo orgoglio aver fatto quest'opera importante per tutta la città. Nelle nostre vie d'azione rientra anche quello della diffusione della cultura, quindi quale migliore occasione di questa? Siamo ben contenti appunto di averla fatta, a maggior ragione appunto per come è venuta fuori. L'oggetto restaurato dunque torna a raccontare una nuova storia grazie a tutti quegli elementi riemersi e che prima non potevano essere visti, ammirati e analizzati. Si mantiene viva la nostra memoria e si restituiscono degli oggetti che purtroppo l'incuria, il degrado rischia di cancellare definitivamente. E poi perché il restauro è quello strumento che ci consente di conoscere la nostra storia, ma anche di poter impegnare le nostre professionalità, perché ci sono tantissimi giovani la cui abilità manuale e le conoscenze intellettuali devono essere opportunamente utilizzate appunto nel campo del restauro, che non è soltanto il restauro pittorico o architettonico, ma il restauro, come vedete, si può esplicare in tantissimi settori, anche in quello, come abbiamo visto oggi, di oggetti. Questo è un oggetto reliquario in legno e quindi è stato un restauro sia della parte lignea che della parte pittorica.